ciambelle qui presenti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Sofia e questo qui è il mio canale chiamato Sophie's Wonderland. Ciao! Allora, oggi andremo a vedere delle isole sogno che, insomma, la mia reazione, perché magari le avrete già viste in qualche altro video su YouTube, perché me le sono andata a cercare su internet, ma volevo fare la mia reazione a queste isole che le ho già viste, sono bellissime, ma ve le voglio prima far vedere e mostrarvi, insomma, la mia reazione. Tanto mi stendo sul mio lettino. Ok, dormire. Ok, ciao Sonia. Sì, lo so, grazie, anche per me è un piacere. Voglio sognare. Brava. Allora, io visiterei di nuovo un sogno. Ok, aspettate, me lo scelgo. Ok. Sì. Ok, grazie. Allora, vi ripeto che alcune isole sicuramente le avrete già viste in qualche altro video su YouTube, però io volevo fare la mia reazione. Ok, è un'isola giapponese, se non sbaglio, scritto in katakana, se non sbaglio. Però ci sono due rose in basso. Ok. Ah, ok. Apro gli occhi, va bene. Grazie. Allora, questa è l'isola che sembra una città e l'ho vista su internet ed era bellissima. Questa è tutta la mappa. Allora, partiamo da qui. Allora, c'è questa parte tutta tipo con tutti i sacchetti della spazzatura e qui c'è la casa della della proprietaria. Bellissima. Ciao Scott, lui è un abitante speciale, è bellissima. Scott è bellissima, lo vorrei io nella mia. Ok, allora, andando su per le scale. Ok, c'è questa parte che sembra una fiera, no, un bar giapponese. Bello. Mi faccio la foto. Ok. Che bello. Ok, qui c'è un distributore. Mi potrebbero dare due chips, due patatine chips. Ok, poi qui sotto poi si continua, ma devo fare tutto il giro. Poi c'è quest'area vuota. E qui degli altri distributori di snack. Poi, proseguendo da qui, c'è un altro spazio. Che bello, tutto stile giapponese. Io adoro la cultura giapponese, tutte le cose giapponesi, quindi quest'isola è proprio una città. Sì, anche perché tutte le isole che andremo a visitare, isole, sì, paesini, questa è una città. Andremo a visitare un paesino giapponese, bellissimo. Allora, qui c'è un'altra parte, un altro bar, con anche qui i giochi, il piano. Ah, come sono brava a suonare il pianoforte. Ok, allora, qui essendo... Oh.
apparono tutto all'improvviso perché c'è così tanta roba che... Ok, qui c'è una strada che vi ho già fatto vedere. Mamma mia, 5 minuti già di video per mostrare soltanto una particella della città. Qui c'è Scott che sono 5 minuti che è lì. Non mi ci più. Allora. Questa parte. Oh, che bello, qui ci sono tutte le robe che ha depositato la proprietaria dell'isola, che faccio veramente complimenti per Caliso, fa bellissimo. Oh, che bella anche questa parte. Città bellissima. KK Bazaar. Sbaglio? No, non lo dice, vabbè, comunque sapete che questo è KK Bazaar, che si può confondere con KK Re, mi raccomando, non fatevi confondere. Ok, allora, un'altra spiaggetta, che poi è un'altra spiaggetta che mi piace perché è anche qui. Che è anche in mezzo al mar, cioè sì, è una bar in mezzo al mar. No, no, non posso, vabbè. Qui ci sono, c'è il negozio delle sorelle Ago e Filo, Agostina e Filomena. Che carina anche questa parte. Ah, è un parco? E qui c'è il museo di Blattero, che vabbè anche quello ce l'ho anch'io. Qui c'è una parte dove una lavanderia. Sì, vabbè. Qui c'è la casa di un abitante. Granella, oh, Granella anche lei è bellissima. Salendo qui c'è. Mamma mia, io quest'isola è bellissima, ma è un labirinto perché. Ci avrò messo prima un'ora per tornare a casa praticamente. Ok. Questa parte che è un bel. Ok, passando per questa parte. Ok, mi sono andata a infognare non so dove. Dove mi sono andata? Ok, tanto c'ho la mia, c'ho la mappa. Ok, intanto tutte le cose apparono all'improvviso. Scott, che è un'ora che è lì. Qui che ci ha depositato altre robe. Server, cos'è? Vediamo un po', vediamo un po'. Allora, non posso posizionarlo, vabbè. Comunque, qui c'è la casa di Wolfgang. Mamma mia, quante foglie, quante robe. Qui la casa di Wolfgang. Un'altra parte dell'isola. E qui sopra c'è la parte dove siamo andati prima a visitare. Ah, qui c'era una parte normale. Chi cavolo sei tu? Ah, Leone. Vediamo un po' chi sono gli abitanti di quest'isola. Allora, c'è Granella, Felix, Antilio, Misuzu, bellissima. Lopez, Wolfgang, Alessia, Marta, Sigmund. Vabbè, Scott, Mati, Leon e... Ma non lo so. Ok, qui c'è una stradina. Stradina. C'è Leon, che è un tipo molto strano, sembra.
Questa parte qui in alto la voglio visitare. Voglio visitare questa parte in alto. Comunque, ragazzi, io non vi farò vedere anche l'altra isola perché altrimenti viene un video da 2 ore circa. Quindi mi dispiace, ma in un prossimo video, domani. Esatto. Ecco. Mi ho fatto vedere la maggior parte dell'isola, ma perché poi c'è un'altra. Comunque, volevo dirvi che volevo farvi un mini tutorial su come salvare i vestiti che io prendo da altri isole sogno. Allora, qui c'è il portale dei vestiti. Cioè, sì, vabbè, un portale dei modelli. Sì. E qui vi verrà i vestiti che ha creato l'utente che ha condiviso il sogno. Ok, e io la maggior parte li ho salvati perché sono bellissimi. Cos'è? Ah, sembra la birra, vabbè. Comunque ci sono tutti i vestiti che si possono salvare. Tipo io salvo un vestito che mi piace. Va bene, salvo. Questo qui è carino. Noi selezioniamo salva e questi sono tutti i miei modelli che ne possiamo anche sovrascrivere, quindi mettere questo qui qui. Ok, perfetto. Ok, ma adesso. Ok, io torno dove ero, cioè a casa mia. Adesso vedendo tutte le altre isole, così mi viene un po' da dire che la mia isoletta è un po' schifo. Vabbè, la mia isoletta è ancora in fase di sviluppo. Alla prossima, Sonia. Quindi non è che sia proprio bella, ma perché ho iniziato da poco a giocare. Cioè, saranno 2 settimane. Lo so, ma comunque in 2 settimane non è che posso avere grandi risultati. Ecco, questa sono io, so che mi sono svegliata da un sogno. Comunque, ciambelline, il video di oggi finisce qui, spero tanto che vi sia piaciuto. Se sì, fatemelo sapere con un pollice in su, però in questo caso non vi posso far vedere il pollice in su perché ho dei pallini al posto delle mani, quindi se finita che il pollice in su, iscrivetevi e attivate la campanellina. Ciao!